Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un episodio di Monster Boy and the Cursed Kingdom. Allora, perché qui dovrei scendere? Per farmi ributtare su, le soddisfazioni della vita. Qui dicevo nello scorso episodio che secondo me c'è qualcosa. E c'era una leva che ci permette di crearci una strada per proseguire. Ottimo. Questi tornano giù dopo un po'. Sembra di no, però c'è uno scrigno. Con la goccia arcobaleno, fatta di una speciale sostanza magica. Ha un odore stranamente irresistibile ed è essenziale per ogni maestro dei bottini. Cioè, che me ne faccio io? Ma soprattutto, come ne esco? L'impressione di aver capito a che cosa serve quella cosa. Ok, va benissimo. Ma no, veramente si fa anche senza. Non è necessario usare quel pugno, diciamolo così. Ma qui c'è qualcosa. Anche senza nuvoletto, magari provo. Via! Alla prima! Grandi! E lì sotto mi volete dire che non c'è proprio niente? Però vedete, sono segnate. Sono segnati sti cosmi. Posso sparare anche da sotto? Fighissimo questo. Quindi io dovrei andare qui, abbassarmi. Grandi. Era quello che volevo. Perfetto. L'ho usato in maniera maldestra la prima volta, però dopo ha funzionato. No! No, ok. Per un attimo ho pensato che ci fosse un... cioè che quel ponte crollasse, onestamente. Non, la culata non fa una grinza. Non fa una grinza. Vieni qui. Ok. Uno ci si è ripresi un po' di... ma lassù mi avrebbe detto semplicemente... sì, ok, che cosa fare. Benissimo. Era un consiglio su che cosa fare. Ok, d'accordo. L'importante è averlo scoperto anche da noi, senza aver bisogno dell'aiuto del gioco. Comunque c'è. Che buono. Scusa un attimo, ma io di là non posso arrivare, anche perché poi non avrei la chiave, quindi... no, ok. No! Non so cosa sei, ma voglio evitare... sembra uno Zora. Giusto per parlare in termini zeldosi. È stato comunque molto, molto meglio non fargli adoperare l'arma. Quel tridente! Che lo siamo morti? Siamo a un filo dalla nostra morte. Chi ce la fa qua? C'è una porta. Ah! Nel caso sbagliamo, quindi possiamo sempre tornare indietro e riprovare a fare il salto. E stavolta ce l'ho fatta. Grandi così. La chiave! Yes! Questa chiave dovrebbe aprire una porta chiusa da qualche parte nelle fognature. Allora, scusate, ma... prima di scendere giù e di proseguire di sotto, io lo voglio tornare sopra e aprire quella porta, perché secondo me questa serve. Secondo me. Cioè, non andiamo avanti, è una zona segreta, credo. La troviamo in uno scrigno, infatti. Ah, abbiamo un potere in più adesso! Poveri disgraziati. Che cos'è? Super tartufo fuoco. Ora puoi avere più sfere infuocate. Con una maggiore potenza di fuoco, sempre più nemici fuggiranno dalla tua ira ardente. Quindi abbiamo... sembra anche più veloce, onestamente. Sbaglio, è più veloce. Me la ricordavo leggerissimamente più lenta io, sta cosa. Tra l'altro, ho... il controller che sta vibrando come un pazzo. Non so se è perché è la zona segreta. Onestamente non so che cosa sia. Però c'è un problema. Perché dovrò usare, appunto, un po' di queste. Sono a corto... ok, ora posso prendermelo in calma. Ero troppo a corto di vita. Molto a corto di vita, come avete potuto vedere. Quindi è stato... più saggio, secondo me, cercare di non rimanerci stupidamente, ma bensì di fare una cosa un po' più intelligente. Credo, Secondo me è andata meglio così. Si può procedere verso destra, ma si poteva andare anche verso sinistra.
Dammaggi. Io odio queste cose. Odio i bivi. Odio i bivi in questo tipo di giochi. Qui c'è un checkpoint. E dentro che cosa ti dà? Negozio di magie. Vabbè, ricarichiamo, no? Già qui ci siamo. È un checkpoint quindi questo. Meno male che sono passato di qua allora, ragazzi. Ma meno male. Quindi per continuare normalmente nel livello c'è da andare da questa parte. Adesso non ci arriva niente. Aspettate, Sono sceso lo stesso perché tanto c'è questo che mi rimanda su. E quindi ho detto, vabbè, non ci sono strade alternative. Ho detto, si può andare tranquillamente anche di qua senza problemi. No! Adesso ho fatto una cosa utile. Questo è pericoloso, calcolando dove andiamo a finire. Doppio colpo. E quando le distruggi, come quelle del boss, si dividono. Che potrebbe sempre essere un problema. Quindi se annuso qui sblocca anche le leve. Wow. È importante, cosa. Chi sei tu? Chi è quella... quel fantasmino? Che... scusi, fantasmino, chi è lei? Ma soprattutto che vuole? Tra parentesi. Ci andiamo. È un ascensore. A tutti gli effetti anche. Ok. E mi porta qui per forza. Cioè, in teoria potrei anche salire, però villaggio di Lupia. Non ci posso entrare, ma posso salire. Abbiamo già un villaggio. Questa non me l'aspettavo, onestamente. Già, ancora non ci siamo arrivati. Però comunque avevamo vicino. Io credo di non poter fare niente ancora con queste cose, vero? No. Non abbiamo ancora l'attrezzatura necessaria per utilizzarle. Sono sicuro che ci vorrà un qualcosa come a Zelda, ci vuole il rampino o qualcosa del genere, no? Sono sicuro che anche qui abbiamo bisogno, avremo bisogno di un qualcosa di particolare. Immaginavo, perché l'ho vista cadere, ho detto, ma quello quindi è uno spawner di questi cosi. Se non tolgo di mezzo prima quello è abbastanza inutile. Ziki! Mi scusi, signor maiale. Per caso qua giù ha visto un ragazzino dei capelli blu? Signor maiale è bellissimo. Ziki, sono io, Jin. Questo è il titolo, signor maiale sarà il titolo di questo episodio. Jin, sai di essere un maiale, vero? Certo, guarda che panzona che ho. Quindi io sono un potente drago e tu un suino puzzolente? Fico. Cerchiamo di uscire da qui per trovare lo zio Nabu e risolvere questa cosa. Ottima idea, qua giù è facile perdersi, ma conosco la strada, andiamo. Meno male che conosceva la strada. Aspettami. Non l'ho visto benissimo. Non l'ho visto bene. Non ho annusato. La freccia a destra. Perfetto, intanto mi ha risalvato. Che soddisfazione della vita. Magari questo verrà un po' più episodio, non ci può stare. Un super fiuto, accidente sbloccato. Scusate se mi sono avvicinato un attimo, ma se no non ci leggevo. Ah, distanza allo schermo non è consistente. Allora, no, no, Ale, fermi. No! Questo fa tanto Super Mario, invece. Castello, no? Classico castello, il primo Super Mario. Allora, devo passare da sopra. Ah. Quindi li posso usare anche loro, quelli? Questo è interessante, non credevo. Non pensavo potessero. Guarda, facciamo così che facciamo prima. Se non vedo male, la freccia mi indica in basso. Sono molto più tranquillo così. A sinistra, evidentemente. Monetuccia. Fantasmino. Chi sei esattamente? Io voglio sapere più di te. Scusate, ma questo cumulo di roba? No, ok. Ho provato, ho detto, magari serve a qualcosa. Ovviamente no, ma neanche per sbaglio. Andiamocene di qui prima che quell'affare continui a buttarmi di tutto addosso. C'è una porta. Salve, porta. Vedo che c'è un cuore davanti.
ripristina tutta la salute e non ne abbiamo bisogno. Io direi di acquistare una polluccia, che invece di questa posso averne bisogno, perché eravamo a zero. Non si sa mai. Col fuoco devo colpire quella cosa. Navo. Navo anche di... No, 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 fermo! Oh, diamine. Ho finito il potere. Scusi. Vabbè, io ci provo, eh. Oh, via, via, via! No! Pensavo di essere al sicuro qua su in alto, invece mi ha fregato quella mente. Ok. Ciao, bello! Il fuoco è veramente potente, come arma. Avete visto quanto danno gli facevamo col fuoco e quanto poco danno gli facevamo col colpo normale? Certo, è un cazzotto di un maiale che ne ha zampata, quindi... Intanto la chiave fognatura gialla. Questa chiave dovrebbe aprire una porta chiusa da qualche parte nelle fognature. Scopriremo quale e dove. Spero a breve. Quindi devo stare attento a non farmi colpire da quel coso una volta che risaliamo. Che mi ha dato? Credo un po' di... fuoco. Penso. Andiamo a Lupi allora. Villaggio, ci siamo. E mi ha aperto queste due zone anche. Fino in fondo. Che figata. Tra l'altro laggiù c'è roba. Scusate. Io posso scendere fino in fondo, no? Prima di andare. Esatto. Prima di fare qualsiasi cosa. Vediamo un po' se c'è modo di prenderci un qualcosina di interessante, tipo un portacuore, come piace chiamarli a me. Un cuore per la vita. L'achievement. Io quando sentite che vi dico queste cose strane, sono achievement di Steam. Ci sono gli achievement di Steam, ci sono le carte di Steam, le Steam card, mi raccomando. Caso lo vogliate sapere, mi sembra giusto dirvelo. E qui posso finalmente andare al villaggio di Lupia. Bello, una bella esplorazione, una bella boss fight. E finalmente il primo villaggio, che non vedremo in questo episodio ma nel prossimo, perché in questo episodio ci salutiamo qui. Io vi ricordo se vi va di condividere questi video sui vostri social, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima.